Beh, allora, siamo a Cledo, come lo diciamo per la telecamera che sta riprendendo in questo momento su Libri TV la presentazione del libro. Quale libro? Il libro Vatta Divin, la galera che non si arrende, di Franco La Ratta. Io ringrazio soprattutto Franco, che so che sta girando tantissimo per la presentazione di questo libro, che racconta storie di calabresi che appunto non si sono arresi, calabresi che sono rimasti in Calabria e hanno deciso di fare della loro arte, del loro sogno, un sogno che è diventato realtà. Un po' quello che dovremmo fare tutti, cioè non fermarci alle difficoltà ma decidere di rischiare. Ringrazio ovviamente l'amministrazione comunale, che è qui presente al tavolo nella persona di Giuseppe Filice, che è vice sindaco, tra poco arriverà anche il sindaco Giuseppe Longo, ovviamente Maria Luisa Longo, che è presidente della Prologo. Anche qui ci sono delle belle realtà, poi magari ne parleremo. Cledo è un posto piccolo e allo stesso tempo ricco di spunti culturali oltre che storici. Io partirei proprio da un saluto sicuramente che vorrà fare il vice sindaco Giuseppe Filice al tavolo, insomma, dei relatori, e poi passare ovviamente la parola a Franco, che ci racconterà dalla sua viva voce quello che è stata l'esperienza di raccogliere queste testimonianze, perché sono testimonianze di vita, l'una diversa dall'altra apparentemente, però sono legate da un filo conduttore che secondo me è la speranza e sicuramente la voglia di non abbandonarsi al lassismo a cui siamo abituati. Quindi io ringrazio soprattutto Franco per questo pomeriggio, questa serata, che ci farà sicuramente riflettere molto, e poi riceverà qualcuno di questi ragazzi, perché ci sono molti ragazzi del servizio civile, io questo lo voglio anche dire, mi fa piacere che sono qui presenti oggi, spunti di riflessione per chissà qualche idea nuova che possa portare beneficio al nostro territorio. Quindi grazie per essere qui e diamo subito la parola a Giuseppe. Lavori con un po' di ritardo, però c'è stato un impegno, diciamo, professionale che mi ha trattenuto. Saluto il nostro ospite di stasera, Franco, che io conoscevo, diciamo, direttamente, ti conoscevo solo per averti, ecco, per aver letto delle cose, però non ti conoscevo personalmente. Mi fa piacere, ecco, che questa sera il libro viene presentato nel nostro comune, quindi nella nostra comunità. Voglio ringraziare, voglio salutare sia Marco che Riccardo, e voglio rinnovare i complimenti anche a Riccardo, perché ho visto che il suo libro ha avuto degli apprezzamenti anche di persone molto autorevoli, esperti in diritto di famiglia, perché parla di diritto, e questo ci fa molto piacere, perché il libro è stato presentato nella Casa Comunale, quindi abbiamo avuto il piacere di presentarlo nel nostro comune. Ho letto, Franco, il tuo libro, chiaramente a prescindere dalle storie personali, ce n'è una in particolare che mi ha colpito, che è la prima, perché lo conosco personalmente, che no, è Filippo Arria. Filippo, perché è un musicista e io ho avuto la fortuna di avere i suoi genitori come insegnanti, quindi diciamo che a me fa molto piacere che Filippo sia inserito in queste, diciamo, in queste eccellenze. È un libro, diciamo, a prescindere dalle storie che racconta, da tutte le vicende che sono state inserite, nel quale io ho trovato come, se possiamo dire, come filo conduttore, è qui il carattere di noi calabresi, che è un carattere, diciamo, pervicace, un carattere combattivo, ed è un carattere come si diceva nel titolo, e come qualcuno diceva nella recensione, un carattere resiliente, cioè di quelle persone che riescono ad assorbire l'urto della sfortuna, rialzarsi e ripartire. Quindi questo certamente è un qualcosa che inocula fiducia, e quindi sicuramente è un libro da cui i giovani certamente possono trarre spunto, perché la Calabria è un territorio molto difficile. Grazie. Mi
essere dei problemi, delle difficoltà. In fondo è quello che si fa tutti i giorni. Molti mari si abbattono e decidono di gettare la spugna e partire. Poi Franco probabilmente questo ce lo dirà anche. Ma la cosa fondamentale, secondo me, è proprio questo, quello che hai detto tu, Giuseppe, ovvero trovare quella spinta che in ognuno di noi è presente, molte volte è celata, perché non siamo dei modelli. Questo libro, il libro Vanta Divine, spiega proprio questo, che modelli positivi che noi possiamo adottare, e sono modelli alle volte anche semplici, sono modelli che possiamo notare intorno a noi, terreni incolti che sono stati invece resi fruibili. Pensiamo all'esperienza di Mulinum, piuttosto che ad altri che sono sulla zona come l'orto e il fritto, oppure non so, sei bravo a cucinare, c'è un piatto tipico e quindi fai conoscere non solo la tua bravura nel essere uno chef, diventare uno chef stellato, ma allo stesso tempo fai conoscere quelle che sono delle tipicità del tuo lavoro. Per esempio, qui abbiamo la cialetta, io ormai lo sto portando avanti come un qualcosa che mi appartiene. Quindi, visto che adesso abbiamo parlato di qualche tipicità e lo abbiamo fatto anche quest'estate, passerei la parola a Maria Luisa Loco, che è presidente della Prologo e che quest'estate, io l'ho vissuta ancora in maniera più piena, si è spesa insieme a tutti gli altri della Prologo, i soci della Prologo, piuttosto che le attività che ci sono a Cleto, perché a Cleto ci sono delle anche piccole attività, io penso anche a chi produce formaggi, all'azienda di Pietro Antonio, piuttosto che a chi produce il miele, sono aziende locali che se non avessero perseverato nell'azienda di famiglia, rimanendo sul territorio, sarebbero morte o addirittura avrebbero mai rivenduto a qualcuno che poi l'avrebbe resa un'eccellenza e l'avrebbero esautorato in quello che invece è la potenzialità che è ognuno di noi. Quindi io ringrazio l'intervento di Giuseppe che mi ha dato, diciamo, lo spunto di riflessione e passo la parola a Maria Luisa per il suo intervento. Buonasera a tutti, io anch'io voglio da subito fare i saluti di benvenuto all'onorevole Ciampolaratta. Ho l'onore e il piacere di rappresentare la Prologo di Cleto, di cui appunto sono socia e sono la presidente. E devo dire, intanto saluti i ragazzi del servizio civile che hanno accolto l'invito stasera di venire qui. L'amministrazione che è sempre favorevole, accoglie, insomma, partecipa attivamente alle nostre iniziative. Devo dire un ringraziamento particolare a Riccardo e a Marco, perché loro, tanto come Liberi TV, però anche come soci, sostenitori della Prologo, dalla prima ora hanno da sempre collaborato per realizzare eventi anche qui nel nostro territorio di una certa elevatura anche. Io il saluto Franco è particolarmente caro a te stasera, perché so i tuoi impegni istituzionali, stasera scapperai per andare a Milano, però nella tua agenda lavorativa devo dire che almeno qua il saluto e il ringraziamento a Riccardo e Marco è doppio. Sono riusciti a progettarti e tu favorevolmente hai accolto l'invito e sei riuscito anche a dedicare una tappa qui nel nostro piccolo territorio. Chiaramente noi ti conosciamo come onorevole, intanto come politico, però Franco, tu sei molto di più, sei un giornalista, sei uno scrittore, sei un conduttore, perché io ho visto, hai fatto tantissime cose, hai sempre partecipato nei quotidiani come hai scritto, hai letto anche i quotidiani regionali, hai da sempre dedicato parte del tuo lavoro all'editoria, quindi insomma, qui stasera ci racconti, no? Un po' quello che è il tuo ultimo percorso, il tuo ultimo lavoro editoriale. Un libro che io ho avuto il piacere di averlo qualche giorno nelle mani, ma che questa sera finalmente avrò la mia copia, e devo dire mi ha, come dire, affrancata di quelle che sono sempre le solite notizie che purtroppo siamo vessati, no? Tu racconti la Calabria, quella bella, la Calabria che di sicuro non ce la racconta l'arena di Giletti, ecco, oppure che leggiamo sempre sui social o che siamo sempre sulle cronache per tutt'altra cosa. È veramente un panorama, come dire, una galleria di calabresi che veramente mettendo in discussione se stessi, quindi con sacrificio, con impegno,
affrontando un po' quelle che sono le difficoltà di quello che è il nostro territorio, riescono però a raggiungere la meta. Quindi questo, come dice anche il nostro vice sindaco, il messaggio bello che si riesce a dare anche ai ragazzi, cioè se si crede veramente in se stessi, se si crede in quelle che sono le proprie potenzialità, se ci si mette in gioco anche con il rischio, anche con quelle che sono un po' i limiti del proprio territorio, si ha la fortuna, si ha sicuramente l'occasione di arrivare alla meta, e in questo i calabresi che tu racconti diventano il nostro vanto, no? Ecco, insomma, come dire, il messaggio che traspare è quello, cioè prima noi ormai siamo, come dire, sulla cronaca, leggiamo si parla dei tanti giovani che vanno via dalla Calabria, quello che si può riflettere, quello che, per cui si può riflettere dopo la lettura di questo libro, leggendo un po', conoscendo un po' tutti questi personaggi, questo mosaico umano, è quello, un giovane forse prima di andare via deve un po' analizzare se stesso, dire che cosa io riesco a fare, quali sono le mie capacità, se credo veramente di poter spendere nelle mie capacità, prima di andare via dalla Calabria, vedere se posso rimanere anche in Calabria e vivere la Calabria, quella bella, quella vera, quella che poi meritiamo un po' di vivere tutti, di rimanere tutti qua. Io ho letto diverse storie, c'è veramente un panorama variegato di calabrese, con Toni Brusco, l'americano che è andato via, con molti sacrifici, col cuore sempre gli occhi verso la Calabria, perché poi in effetti questo calabrese si realizza, diventa bravo in America, però ha sempre, come dire, una metà della propria vita è proiettata per la Calabria. Beh, l'esperienza di molti giovani, di laureati, ad esempio, che potrebbero essere il ragazzo che ha lanciato l'idea della start-up, l'orto di famiglia, un laureato in economia aziendale, uno pensa e dice ma questo poteva essere un disoccupato, però ecco, si è inventato l'apprezzamento dei propri nonni a lanciare l'orto di famiglia Pirica Tanzaresi, e con un reddito notevole, perché insomma abbiamo visto la cifra, guadagna considerevolmente un budget di 80.000 euro all'anno, quindi voglio dire, non il disoccupato di economia che però invece si è inventato. E, un libro molto bello che veramente restituisce dignità alla Calabria, quella Calabria che giustamente viene spesso sbattuta sui giornali sempre solo per cose negative, e che ci rende orgogliosi veramente tutti quanti noi. Io ti ringrazio veramente perché questa sera sei qui e speriamo di vederci ancora altre volte. Passerei la parola a Marco Marchese. Per quale ragione? Questo è un libro, già il fatto stesso che comunque si possa acquistare un libro e quindi leggere un libro è positivo, quindi l'aspetto dell'editoria secondo me è fondamentale. Poi tra l'altro lo hai accennato tu, Franco ha scritto non soltanto un libro, questo forse è il 16° se non ricordo male, quindi tanti libri e sono tanti mattoni che si aggiungono a quelle che sono dei messaggi che noi dobbiamo lasciare alle persone. Quindi perché non raccontare altre storie? Franco prima in un'intervista l'ho accennato, forse ce lo dirà anche lui, questo è semplicemente un inizio, ci sarà un seguito, poi ce lo racconterà lui. Ed è positivo perché le persone si ispirano e c'è il passaparola. La cosa bella è proprio questa, cercare di trovare, oltre al fatto della resilienza, nell'altro la speranza di arricchirsi, perché l'arricchirsi non è soltanto economico. È bello sapere che magari Stefano Caccavalli con Lino si è ha fatto crescere l'economia della Calabria, ma è anche bello sentirsi soddisfatti del lavoro che si svolge, lavorare magari di meno o lavorare per uno stipendio inferiore rispetto a quelle che possono essere i canoni che l'economia ci ha abituato, che purtroppo oggi ci sta insegnando.
umano che continua a crescere e continua a ricercare se stesso. Io penso che queste persone abbiano fatto un'esperienza personale prima di tutto, che è quella di scoprirsi, di credere in se stessi, e quando tu credi in te stesso riesci a realizzare qualunque cosa, perché lo dice una ragazza all'interno del libro, ed è molto bello questo messaggio: niente è impossibile, perché poi ti fa pensare che tu puoi farcela. Farcela significa tanto, significa credere in se stessi, e se sei tu primo a credere in te stessi, gli altri potranno credere in te. Quindi adesso passo la parola alla persona che ha creduto in se stesso, e non so, lo ha realizzato, la casa editrice composta che si chiama Officine Editoriali da Cleto, quindi qualcosa che ha a che fare con la zona di Cleto, che non rimarrà sicuramente soltanto a Cleto, ma che come un seme seminato in questa terra, la nostra terra, cresce e crescerà, sono sicuro, perché ho fiducia in questo progetto, e darà dei frutti rigogliosi. Quindi passo la parola a Marco Marchese, che questa sera in veste di editore della casa editrice appunto Officine Editoriali da Cleto, che vi racconterà sicuramente qualcosa che può portare speranza e progetti positivi. Quindi ti do la parola, Marco. Anna Maria Luisa, Giuseppe, grazie soprattutto a Franco che oggi è voluto arrivare fino da noi a visitarci, incastrando appunto nei suoi impegni prima di salire a Milano. Ti siamo veramente grati, perché è oggettivamente faticoso incastrare tutti gli impegni e riuscire a conciliare tutto. Beh, io parlo in veste di fondatore delle Officine Editoriali da Cleto, devo fare il mio mestiere di editore, quindi non mi posso esimere da dire: lì ci sono alcune copie del libro. Fra l'altro Franco stasera ha detto: guarda, da non badare al prezzo di copertina, perché la divulgazione è fatta anche di questo, l'ho dato un prezzo simbolico proprio del costo materiale del libro di 5 euro, quindi io vi invito ad acquistarlo. Non ci sono tantissime copie, però inviando email, oppure se vi rivolgete a me poi vi faccio io da tramite, c'è la possibilità insomma di averlo se le copie non dovessero bastare, anche perché i libri si pubblicano per essere divulgati, quindi questo è il mestiere, voglio dire, dell'editore, dell'editoria, e questa è anche la funzione delle presentazioni dei libri. Stasera, come vedete, abbiamo un pubblico di giovani. Ci sono i giovani di Cleto stasera, e questa qui è una cosa importante, perché vedete, forse non tutti, non tutto capita per caso, no? Il libro di Franco è un libro che si rivolge principalmente ai giovani, con una filosofia, la filosofia del spes contra spem. Si rifà ad una lettera di San Paolo, e questo concetto che adesso vi spiego molto brevemente era un po' il mantra, lo diceva ossessivamente nell'ultimo periodo, nell'ultimo tratto di vita di Marco Pannella, questa cosa dice: noi, la nostra filosofia deve essere spesso contro spesso. Che cos'è questo spesso contro spesso? C'è una profonda differenza, vedete, no? Fra avere speranza ed essere speranza, ma c'è proprio una differenza enorme, perché fino a quando noi continuiamo ad avere speranza, quindi avere speranza che domani forse succede qualcosa, che domani forse ci saranno le elezioni e arriverà quel politico che con la bacchetta magica risolve tutti i problemi dei calabresi, i calabresi non hanno più la necessità di andare fuori, che arriva il grande imprenditore che fa lo stabilimento, 300.000 posti di lavoro che dobbiamo andare a prendere in Tunisia, in Libia, in tutte le parti del mondo, perché non ci basta. Queste speranze. E come dicevo detto, alla fine si muore disperati. Essere speranze invece è una cosa diversa, vale a dire avere quello scatto di orgoglio, quel moto di orgoglio, quella nocca battuta sul tavolo per dire: io ce la posso fare, perché non ci sono limiti se io voglio, ok? Poi ci sono tantissimi problemi, ok? Però magari mettendosi un po' insieme questi problemi si riescono a superare. E non è soltanto una filosofia, un pensiero, o queste cose capitano soltanto ai figli di, non è, oppure a chi ha vinto il Gratta e Vince o il Super Enalotto, no! È la dimostrazione, il libro che ci presenta Franco, che ha confezionato Franco
con storie di vita reale che non vengono dall'altro mondo, vengono dai nostri vicini di casa, perché le storie che sono raccontate in quel libro sono di calabresi, di nostri concittadini, di nostri compaesani, che ci danno esattamente la dimostrazione che se vogliamo possiamo, con tutte le difficoltà del caso. Vedete, questo, tutte queste riflessioni, anche il fatto che con Riccardo e con Maria Luisa, con il sindaco, con Giuseppe Filice, non abbiamo voluto questa presentazione, è proprio per cercare di dare il là, come dire, una sferzata. Ci dobbiamo aiutare da soli se vogliamo far progredire non soltanto la Calabria, ma anche il nostro piccolo borgo di Taleto. Vedete, io colgo questa occasione stasera perché mi sono portato una brochure. Due mesi fa, quando presentavo il libro di Riccardo al Comune, io feci un annuncio, e naturalmente gli annunci sono sempre molto pericolosi, no? Perché di solito, soprattutto dalle nostre parti, si arriva con gli annunci, ci si potrebbe morire, così, la strada dell'inferno è lastricata di annunci, ecco, se potremmo dire così. E qui sono pericolosi perché si annunciano le cose e poi però è facile annunciare, poi dopo non si realizzano. Allora io feci due annunci e vi faccio vedere in anteprima la copertina di una pubblicazione che entrerà in circolazione a giugno, quindi siamo proprio alla fase esecutiva, che è questa, ed è Esperienze di Calabria. Questo è il progetto di cui parlavo due mesi fa, che è un progetto di valorizzazione del territorio, del nostro territorio, di cui insomma a breve spero avrete l'opportunità, cioè ci creeremo l'opportunità di parlarne, perché questo è un progetto già nella sua fase esecutiva. Ma quello che vi volevo dire in particolare è un altro, perché per giugno è anche in programma l'uscita di un altro volume che è esclusivamente dedicato invece a Cleto e che recherà il titolo Gente di Cleto, quindi avrà tutta una serie di capitoli, avrà il capitolo classico della storia di Cleto, le fotografie, tutto quello che vogliamo. Poi ci saranno all'interno alcuni capitoli particolari, fra cui uno che ci tengo tanto, e questa è oggi è l'occasione, proprio visto che ci sono tante persone giovani, fino a lanciare questa cosa, proprio per darci una mano, fare quello scatto di reni, per cercare di andare avanti. A fine marzo vogliamo fare il tentativo di organizzare una conferenza a Cleto per le persone di Cleto, per raccogliere 100 idee per il Cleto nel futuro. Riccardo mi è testimone, anche se un po' di parte, visto che voglio dire la stessa famiglia, no? Io ne ho parlato ancora con pochissime persone, 6, forse 7 persone. Il titolo è sbagliato, 100 idee per il Cleto nel futuro, perché siamo già arrivati a 105. Quindi probabilmente saranno 200 idee per Cleto nel futuro. Però desidero organizzare questa conferenza con tutti voi, con tutti noi concittadini, con l'amministrazione, con le associazioni, con la Proloco che ha già aderito, perché noi tutte quante queste idee, cioè la Cleto che noi vogliamo nel futuro, dalle cose più banali alle cose più ambiziose, noi dobbiamo mettere per iscritto, ci dobbiamo confrontare con noi stessi, perché fino a quando le idee ci gireranno nella testa, quante idee, domani devo fare questo, oggi devo fare quell'altro, tra un anno devo fare quell'altro, ma fino a quando queste idee girano nella testa, continuano a girare, tornano a stare avanti e non si realizza mai niente. Noi invece ci dobbiamo confrontare con lo scritto, le dobbiamo scrivere queste idee, perché se le scriviamo, come tutte le cose che assumono una specie di impegno formale, si innalza la soglia d'attenzione e vedete che si cominceranno a muovere alcune cose. Sono curiosissimo di vedere queste 150, magari 200 idee, perché sono convinto che se in un arco temporale di 5 anni ne realizziamo un quarto, la metà, io sono quasi sicuro che questo paese riusciamo a trasformarlo. Grazie. Grazie Marco. Voglio sapere poi quali sono le altre. Io ho messo forse una di queste 105 idee, comunque, e poi dopo vedremo.
faccio un'idea, io lo conosco bene come editore, insomma, anche come altro. Comunque, bando agli scherzi, adesso passiamo finalmente alla fase viva del libro, perché abbiamo la fortuna di avere l'autore qui, Franco. La classica domanda è come nasce il libro, invece stavolta voglio domandare un'altra cosa, invece voglio domandare ma quando invece il libro è uscito e quindi quando le persone hanno iniziato a leggere il libro, gli incontri nuovi che si sono diciamo non combinati, perché io penso sempre che le cose non accadono mai per caso, e quindi come delle foglie che nascono da un albero, questo libro è un albero, in fondo viene da un albero perché è fatto di carta, quindi ci sono questi rami che sono le storie e sono nate nuove foglie, le nuove foglie sono le persone che hanno letto il libro e hanno chiesto il perché e se posso anch'io fare la stessa cosa e si sono mai ispirati e hanno detto e allora adesso io cosa posso fare? Io questo vorrei sapere la luce negli occhi degli altri che ti si è presentata davanti quando hanno letto il libro e hanno raccolto, insomma, hanno letto le storie e tu cosa hai percepito dagli altri? Bella domanda. Cominciamo bene. Grazie per essere qui questa sera. Grazie a Marco che ha voluto tanto questa iniziativa, all'amministrazione comunale, al prologo Giuseppe e a Riccardo per l'ottima condizione. Sì, la cosa è che, curiosamente, la prima cosa che mi hanno detto, ma guarda che c'è anche un altro, che è anche bello, no? La necessità di fare adesso una seconda edizione nasce dal fatto che hanno scoperto altre decine di persone che sono veramente straordinarie. Ieri sera ero a cena a Cosenza, un bistrò, un centro storico molto bello, con un ragazzo di 25-26 anni che si chiama Giovanni Tocci. Se voi cliccate su YouTube di Giovanni Tocci, è uno dei più grandi atleti europei, un tuffatore, che andrà alle Olimpiadi, medaglia d'oro in Europa, ed è un atleta pazzesco, riservatissimo, timido, ma quando sale su quel trampolino e fa un lancio sembra un po' come se Michelangelo disegnasse questo corpo che scende veloce nell'acqua, di un'eleganza, di una forza, e questo ragazzo dico ma come ha fatto a lasciarlo fuori, no? E così tanti altri, il ragazzo delle patatine che è diventato un caso che nasce così perché io ho scoperto a Camilla Dello che stava cominciando la produzione adesso in queste settimane, ne pubblico un pezzo di questa storia sulla mia pagina Facebook che raggiunge 900.000 visualizzazioni, una cosa enorme, cioè come se la gente cercasse questi personaggi positivi, queste cose belle, cioè, quindi l'impressione è stata quella che hanno dato, siamo contenti, siamo orgogliosi di questi ragazzi, siamo orgogliosi e te ne indico pure un altro, poi un altro, poi un altro. E poi uno mi ha detto, ma dobbiamo essere orgogliosi anche dei calabresi che sono all'estero, e dobbiamo fare quindi mandatevi in all'estero. Cioè, una cosa rapida per i calabresi, abbiamo oggettivamente le condizioni di difficoltà, ma c'è anche una grande voglia di scatto. Dico alla presenza la Proco fa questo, non conosce da di dentro le piccole storie di ogni comunità, no? E c'è una grande voglia di scatto, di dire ma anche noi ce la possiamo fare, ma anche quel ragazzo fa le patatine, mica solo San Carlo, che sembrano delle ostie senza sapore. Questo le fa pure saporite, c'è l'olio, c'è il profumo della cipolla di Tropea, lo vuole fare col profumo del bergamotto. Perché loro devono riuscire e noi no? Perché noi dobbiamo comprare solo la San Carlo? Faccio un esempio. Eppure abbiamo produzioni ed eccellenze straordinarie. Quindi all'origine il libro nasce, tanto come hai detto, Marco l'ha detto, questi sono ragazzi di oggi. Io le racconto senza aggiungere nulla, anzi ho omesso tante cose per non farla troppo lunga, con uno stile molto giornalistico, sono essenzialmente, prima che tutto il resto, sono cresciuto e cresciuto da giornalista, che ti insegnano a dire le cose in sintesi, no? Allora, io le ho semplicemente raccolte perché li conosco uno per uno, perché ho avuto rapporti per diverse
senza sapere dove, senza saper fare cosa, senza aspettare il diploma, immaginare un'altra prospettiva. No, ce ne vogliamo andare. Io dico, allora dobbiamo raccontare una Calabria più bella, no? Una Calabria vera, non senza costruire sogni energetiche, non serve. E portare ogni volta alcuni di questi testimoni dentro le classi con i ragazzi, farli raccontare anche a loro, perché di prova non vado mai da solo, no? E quindi questa cosa è cominciata a montare tantissimo e in poche settimane è andata fuori controllo. Questa è la 40ª iniziativa che io faccio, ancora ce ne sono 3 già la prossima settimana, una Scalea, che il giorno 9 è una bellissima villa dove costruiranno un evento. Poi c'è subito dopo il liceo, un commerciale professionale di Cosenza, e poi c'è un altro istituto superiore di Crotone. In 10 giorni c'è altre 3. Ed è interessante questo. Quindi io dico, io queste cose le voglio raccontare con loro, perché loro gli devono dire che è successo nella loro vita. E una di queste è venuta anche Caterina Ceraudo, la quale è questa ragazza qui, no? Vedete questa ragazza? Credo abbia 27-28 anni, è la chef donna più apprezzata d'Italia, scelta da Michelin, la migliore chef donna d'Italia, che non è una cosa facile. Michelin è severissima, il suo ristorante ha avuto anche la stella Michelin, che diciamo è il massimo a cui possa aspirare un cuoco, uno chef, avere questo riconoscimento, che poi viene in incognito, viene severissimo, cioè guardano tutto, c'è una cosa con tutto. Questa ragazza, io conosco l'azienda del papà di questa ragazza, Roberto Geraudo Stromboli, è stato il primo pioniere dell'agricoltura biologica. Sembrava un fanatismo, a dire la verità, perché lui predica l'essenziale, la terra, l'acqua, il sole. Non c'è se nell'altro, nell'uliveto e nell'uliveto. Cioè, molto un fondamentalista. Però apre una strada e comincia il biologico, parliamo di 25 anni fa. Pensate che poi ha prodotto del vino straordinario, ce n'è uno in particolare che glielo chiede con una lettera Giovanni Paolo II. Si chiama Inir, un bianco di un'eleganza pazzesca. Inir, come l'ha avuto Giovanni Paolo II, che il vescovo di Crotone, andando a trovare il Papa, gli porta 3 bottiglie di questo vino. Dice, guarda, Santità, anche noi in Calabria facciamo un bel vino. Il Papa gli scrive, io vorrei comprare, se non ce l'avevo, 2 cassette. Io ho detto, Roberto, a parte che tu hai adesso una lettera di un santo, che non è così comune avere una lettera di un santo. Però dico, tra l'altro questo dice, un Papa assaggia vino da tutto il mondo, perché poi ogni volta che vanno i cardinali in visita annuale, su una visita che fanno i vescovi, che era ogni anno il Papa, almeno loro portano qualcosa della loro terra. E arriva vino da tutto il mondo, dicendo, no? Quindi se ha scelto questo, di una sperduta terra di periferia, di un angolo della Calabria, di una cantina in fondo piccola, perché così sono 30 ettari, ma in fondo è piccola, per far davanti a un Papa, allora vuol dire che non sappiamo cosa, non è di poco conto. Poi magari sappiamo anche rendercela poco, perché in qualunque altra regione d'Italia quel vino l'avrebbero chiamato il vino del Papa. Avrebbe cambiato etichetta. Lui invece anche timida, ora non la dice, ma come me la racconti questa storia? E tra questi fornelli di questa, che ancora non era ristorante, girava questa ragazzina, Caterina, la passione per la cucina, mi piaceva sempre le mani, io la vedevo la farina, uovo, certo. A un certo punto questa ragazza poi va a studiare, perché è un po' approfondire, la studia, si specializza, e partecipa ad alcuni concorsi che gli vince. Uno dovevano fare una ricetta particolare di un panino di un certo livello per una grande catena che apriva a Milano, e diventa la prima. Ma il riconoscimento avviene nel 2017, riconosciuta come migliore chef donna d'Italia, e poi la stella di scena. E c'è un'altra cosa che fin qui forse ancora siamo nell'ultimo concorso che vince a Milano, perché questa si è sempre distinta in tutti i concorsi. Lo scorso ottobre le propongono di andare allora a Parigi, e lei un po' perplessa, anche perché è una ragazza timida, lo raccontava anche con molta timidezza davanti ai ragazzi in questo liceo, mi dice no.
questi pensavano che facesse un po' preziosa, dicono guarda, metta lei la cifra sul contratto, ma lei deve venire a Parigi. La sua risposta, che è di un'ingenuità ma anche di, una, di un garbo straordinario, di un amore per la famiglia e per la Calabria, dice no, io non posso lasciare mio papà da solo in azienda, questa è Caterina, cioè, io non posso lasciare da solo papà, e rifiuta l'assegno che, guardate, non navigano nel loro, con tutte lo stesso, sono ottimi, hanno del commercio, ma in fondo 3-4 mesi di bene devono chiudere, perché non abbiamo una grande stagionalità, però dice io non posso lasciare papà e la mia azienda, è una storia, cioè, bellissima, se ci pensi, perché papà dice ma chi te l'ha fatto fare, ma sei matto, ma vai a Parigi, no, che stai a fare, no, io voglio stare qua. Quindi come fai a non fare di questa ragazza un simbolo di questa terra, quanto coraggio ci vuole, no? L'ha fatto, anche gli altri che diciamo che non sono eroi, perché poi sbagliatamente sono piccole storie quotidiane di grande valore, quella di Stefano Caccavari è diventato un fenomeno in tutta Italia, sole 24 ore. Perfino le Iene, che di solito raccontano cose terribili della peggiore Italia, hanno parlato bene di questo fenomeno. Oggi, proprio in questi giorni, festeggia il terzo anno di vita, recuperare gli antichi grani, soprattutto quelli del Serra dei Cappelli, che sono scomparsi. Tornare alla farina integrale al 100%. Guardate, noi ci siamo ammalati tutti, fra qualche anno diranno la verità, per questa benedetta farina doppio zero, che fa male. Poi la cucina, quando la tocchi non si palpa più, non c'è più nulla. Vedete la farina del senatore Cappelli integrale al 100%, a parte che è il profumo della terra, del grano, ma è rustica, no? E allora lui che fa? Recupera un mulino abbandonato a pietra, perché il grano del senatore Cappelli per fare la farina solo in mulino da pietra poteva farlo. Come si faceva? Lo recupera, non aveva i soldi per comprarlo, nessuno di questi ragazzi ha avuto contributi pubblici, nessuno. Una cosa curiosa, non so perché, ma cosa non funziona nei contributi pubblici. Allora prende questo mulino, fa un crowdfunding che si chiama, c'è una banalissima colletta in rete, mai fatta da una startup in agricoltura, non c'è un precedente, è complicatissimo per una startup in agricoltura. La fa e ottiene, dopo alcune settimane, una cifra spaventosa, 500.000 euro, per comprare un mulino, avviarlo e partire con la produzione. Ma lui ha un sogno, perché io conosco Stefano, quando me lo disse all'inizio, ma sei matto, come fai? No, dobbiamo fare il modello mulinum per ogni altra provincia o regione d'Italia. Allora, intanto funziona qui, fa la farina davanti a tutti con questo mulino che funziona dentro questo bel locale, e la farina viene portata, si fa la pizza, si fa il pane integrale 100%, il pane brunetto viene premiato dalla Camera di Commercio di Roma in un concorso con migliaia di aziende italiane come uno dei primi 4 pani più buoni d'Italia. E cresce, ha già 12 dipendenti, ha preso un impegno con i soci che gli hanno dato quei 500.000 euro all'inizio, non ha preso fuoco un pezzo della società, e adesso sta facendo a giorni, a settimane, apre il mulino a Siena, in provincia di Siena. Guardate, andare in Toscana, chi conosce i toscani, è una cosa complicatissima, loro si ritengono i migliori del mondo, i più bravi del mondo, i più intelligenti, sono di un'arroganza spaventosa, una cosa, ne hanno pure ragione, tu vai a Firenze di cosa parli, no? Però sono arrogantissimi. Il fatto che sia andato un calabrese a dire che gli portavi il pane, che se dovevano mangiare come lo abbiamo immaginato noi, ha suscitato, vi dico, non poche gelosie, l'ho provato anche da qualche problemino, nel senso di burocrazia, perché poi già quando vedono i calabresi, noi siamo tutti mafiosi, c'è la gente, noi siamo tutti corrotti, noi non parliamo nulla, no, perché questo cliché drammatico che dobbiamo smontare, perché poi non è vero, però hanno provato a rallentare. Comunque adesso aprirà il mulino in provincia di Siena, aprirà in Puglia e c'è una trattativa per la Sicilia, un modello di piccola economia fatto in Calabria che viene esportato nelle altre province e altre regioni. Non è una cosa di poco conto. Stefano se ne poteva andare anche lui come Caterina, decidono di rimanere, perché quello che voglio raccontare è far capire
state terre di emigranti. Il papà era stato emigrato in Svizzera, però adesso il problema è che adesso sta, c'è un esodo di una intera generazione. È come se noi camminiamo sull'autostrada, l'autostrada delle generazioni della vita, e a un certo punto troviamo un punto per calcare. Mancherà un'intera generazione. Ed è un problema serio che sta mettendo in discussione il futuro di molti piccoli comuni, perché chiudono uffici pubblici, chiudono la scuola, chiudono la benzina, chiudono le poste, è un dramma. Allora, e ragazzi, cosa io voglio raccontare? Ragazzi, non è vero che qui non c'è niente, quei ragazzi di Belice e tutti gli altri che stiamo incontrando, ma non è vero. Noi intanto abbiamo una qualità della vita che è elevatissima, non lo sappiamo. Quando hanno fatto quel controllo sull'aria Ensina, cosa scoprono? Che è l'aria più pura d'Europa. È un fatto della sinaca tanzanese e della sinaca sentita fino alla picca. Ma un po' vale pure tutto, perché se misurate l'aria a Cleto, vi dico che non è certamente quella di Milano, che è indicata come un modello di sviluppo, un modello di ricchezza, ma per 37 giorni all'anno raddoppiano i limiti massimi di inquinamento da polveri sottili. Non le dico queste cose, perché poi siamo noi che hanno preso, non le dico. Il modello è quello, il nostro modello non è quello, è un'altra cosa. E i nostri ragazzi se ne vanno perché pensano che lì ci sia la ricchezza. Gran parte di loro purtroppo finisce a fare il cameriere o il portiere, perché gli ingegneri se li fanno loro, perché l'ingegnere guadagna 5.000 euro, se ne per dire no, uno che ha una particolare qualifica, ma il ragazzo comincia a dire ma devi fare uno stage, poi devi fare un po' di... comincia, però stipendi bassissimi, e col conto è prendere 1.300 euro a Cosenza o a Catanzaro e a Milano. Molti fanno i camerieri ed è una giornata piena di lavoro, di stanchezza, arrivare la sera, ricominciare al mattino e spendere 600 euro per un letto che è una sorta di loculo in una stanza piccola perché non puoi pagare l'altro. Ma quello è il modello di vita che noi stiamo indicando, davvero per questo ci vogliamo. Certo, mancano opportunità, ci mancano le strade, ci manca tutto, per carità, non è che... Però abbiamo anche tanto altro. Loro lo dimostrano, questi ragazzi, questa copertina che voi vedete, io vado anche rapidamente, no? Questa copertina, dentro c'è un'altra foto che non se la trovo, che è bellissima. Il ragazzo si chiama, questo qui, questo che fa questa copertina, lui si chiama Raffaele Montepanone ed è un ragazzo del Libonese che ho conosciuto. Cosa ha di caratteristica? Che alcuni di questi se ne sono proprio inventati questi. Hanno fatto una cosa, cioè quando la voglia, la passione, cioè, si scatenano mille cose nella testa. Questo ragazzo si è inventato un mestiere curiosissimo di fare il fotografo per le donne ultracentenarie. Dice, ma che razza di idea è questo? Non si dice, un fotografo a fotografare una bella donna per paesaggio, no? No, lui fotografa questa donna, vedete questa? Questa è una signora di 97 anni di Stilo, provincia di Reggio, che sta da sola, vive da sola, non è sposata, non ha nessuno. Questa signora già per far balzare e farsi fotografare ci è voluto, perché una signora di questa età non accetta mai di farsi fotografare per il caffè, farci mangiare, che abbiamo avuto un certo interesse, ve lo dico. E accetta, e lui lo racconta, a un certo punto lei dice, figlio mio, signoreggia, che vuoi mio? E ci zero sì, ma io voglio fotografare, ma guarda quante lunghe che ho, guardate, eppure questa foto è bellissima. Guardate, questo ragazzo valorizzando le lunghe, non le ha nascoste, le ha valorizzate. Guardate lo sguardo che si sembra poi il simbolo della Calabria, non è uno sguardo perso, è uno sguardo che sembra guardare avanti, al futuro. Questa, la dignità e l'orgoglio di questa donna, se è messa in piedi, guarda come l'ha fatta. Non è né dimessa, né spenta, 97 anni, dignitosissima. Allora poi c'è, vi dico che vi faccio vedere un'altra, ma lui l'ha fatto centinaia, guardate che sta una donna, questa che fa i capelli, la donna anziana, fa la treccia, anche questa mi pare che abbia 95 anni. Lui fa una raccolta di un centinaio di questi ritratti più belli, ha cominciato a fare delle mostre in tutta Italia. È stato poi perfino, ha avuto un riconoscimento pubblico, una preparazione da Shah.
praticamente nasce da questa foto che io vedo, che poi gliela chiedo come la fai fare da copertina. Questa signora anziana che sembra dire alla nipotina, vai, sii orgogliosa, vantati di quello che sei, no? Questa sembra mica dico. In queste foto sue non c'è né sapore di vetrino, di cenere, di povero, di vecchio, c'è sapore di vita, come se queste donne avessero ancora una funzione, una dignità da poter dire ai loro nipotini, vai avanti, vantatevene, cioè sii orgoglioso di quello che sei. Quindi queste storie, tante altre, di ognuno sono vicine, come ce n'è solo una di un'emigrazione al contrario, di Lorenzo Pupo, questo ragazzo che andava a Londra, sapete, Londra è una meta per molti di noi, per molti giovani soprattutto di adesso, ma lo è stata anche da sempre, negli anni 60. E Lorenzo Pupo, laureato in scienze turistiche all'Università della Calabria, anche lui dice, non c'è niente, io me ne voglio andare. E siamo a Londra. Lavora, trova un buon lavoro, una rete alberghiera, guadagna, e lui dice, ma che vita è questa? Cioè io non sono, non ero felice della cosa. Non ero felice perché quella, ma che vita è? Ha detto, sì, io lavoro in caso, ma poi qual è la mia vita, no? E decide di tornare per fare cosa? Dare dal papà e dalla mamma che non erano tanto d'accordo che tornasse, perché anche quella storia bella del ragazzo che viene lì. E chiede comunque di utilizzare la terra. Il genitore che era un po' scontento, si va per terreno, molto terreno, un po' abbandonato a 1500 metri di altezza, sopra Camigliatelli. Già per arrivarci fa 4 ettari di patate, lui non ha lavorato, ha trovato perfino i trattori degli anni 60. Vende le patate, il secondo anno, che è questo anno, ha fatto 6 ettari di grano, che poi tra l'altro ha venduto i cappelli, che ha venduto poi a Stefano Cacciolato. Ha comprato 5 animali per il latte, per fare del latte. Ora, sta nascendo una piccola azienda, fra mille difficoltà, perché poi non è semplice, noi passiamo per il miracolo italiano, tutto è bello, no? È dura andare a lavorare là dove la temperatura d'inverno scende a meno 10, meno 15, meno 20, no? Anche meno 20. Eppure sto ragazzo dice, sì, io ho fatto una tira di Camigliatelli. Ovviamente no, questa è una terra assurda, un altro po' i forestali lo arrestavano perché una violenta pioggia aveva la strada l'aveva un po' solcata e dava difficoltà a salire col trattore. All'idea con la cosa del trattore di appiannarlo un po'. Ma tu stai facendo un lavoro cucina. Cioè, era una cosa abusiva, l'altra cosa dice, sono deprimenti queste cose, è una burocrazia stupida. Però dici, provando, perché non è una cosa bella, però ce la sta facendo piano piano. Dici, ma io lo sto già di nuovo, no, non sta già di nuovo, questo non ho deciso di questa la mia storia. Invece qua siamo sul campo delle sue patate, vedete? Questo ragazzo qui. E l'ultimo è la copertina di quarto, sono noi.
però cattura l'attenzione di qualcuno, perché poi sul mercato non puoi fare le cose che fanno tutti. C'è un altro all'HMDAPENO che fa gli effetti, le fragole nascono a novembre, che è inverno, che sono tra l'altro deliziosissime. La fragola di montagna a novembre e le ciliegie, fa 4 ettari di ciliegie e 8 di fragole, come sono diventate 30. Perché? Perché nessuno ha fragole a novembre. Tutta la grande ristorazione milanese, lombarda, dove un piatto meno di 100 euro, se vai con la comitiva di persone fare per la figura, comunque meno di 50 euro non mangi, si compone, ti deve dare qualcosa di esclusivo, no? Uno deve dire io ti do le fragole, che fragole, consuma tutta la produzione, tutta, ma è una cosa folle, le fragole a novembre, i ciliegi a novembre, eppure è diventata un'azienda dai primi 4 ettari di fragole a 30 e non trova chi ne possa raccogliere, perché è più, si ritiene più dignitoso fare il cameriere a Milano, a soffrire a Milano, che non raccogliere le fragole da terra. Perché come lo dici, se dici sono a Milano, la mamma è pure contenta, quello che deve dire la mamma, no? Ma le fragole no. C'era stata una cooperativa di Rossano che si era organizzata il primo anno e sono andate, ma come dire, signore, anche l'altro anno sono dovuto andare più. Ora non è un lavoro particolarmente pesante, non è come dire raccogliere i pomodori ad agosto, ma comunque non trova personale. Comunque Gabriele quest'anno ritorna, ha raddoppiato la produzione, ha fatto una seconda linea meno costosa ma sempre sullo stile del Vaticano. Ora questi ragazzi ce l'hanno fatto, sono storie belle, semplici nella loro genialità, e sono il segno di una Calabria che ha tantissime di queste storie che non si raccontano, che non si conoscono. Molta di questa produzione non arriva neanche sui nostri mercati, perché è un'altra produzione che viene venduta soprattutto fuori. Per cui noi molte storie non le sappiamo, ed è facile etichettarci sempre con una terra che non ha nulla, che è abbandonata, che siamo concordi, siamo rozzi, siamo mafiosi. Quelle parte ci mettono sempre, anche se ormai è più mafiosa, purtroppo veramente la Lombardia e il Piemonte, dove ci sono ricchezze economiche fortissime, no? Lì si spostate tutte le cosche di tutte le mafie, non solo della nostra, abbiamo fatto una bella esportazione, ce ne siamo cacciati, ma anche dalla Camorra, anche dalla mafia siciliana. Ma battuta a parte, noi questo è un cancro che le steppate lo sappiamo, le faccio battute, ma non possiamo essere etichettati come una terra di falliti, di gente che viene di sussidi, perché poi invece c'è un'impresa sana, ci sono giovani che si mettono in discussione. Ci sono dei regoli per bene, ci sono giovani per bene, ci sono idee, perché quando io ho avuto modo di chiacchierare con Marco Riccardo, ma anche cose fatte che sembrano così semplici, sono cose straordinarie. Cioè, anche qui, la casa editrice, il fondo di un libro, fare gli incontri d'estate, in ognuno dei nostri paesi ci sono sagre, ci sono concerti, c'è jazz, ci sono i nostri teatri, no? Noi adesso il 26 marzo abbiamo chiamato per Terranova il Rendano, una scolaresca di un liceo di Cosenza, vuole celebrare gli 80 anni di Mita, che poi è la mia voce preferita, attraverso la storia del costume italiano. Cioè, per dire, quando nel 60 Mita debutta, l'Italia era l'Italia ancora che si avviava verso un boom. Poi siamo arrivati al terrorismo, poi siamo arrivati a tutti i grandi eventi, attraverso questa voce. Questi ragazzi faranno questa Rendano, che è una roba che se la fanno a Milano, ma in prima pagina del Corriere. Se la fanno a Cosenza, che voi capiano neppure, hanno trovato una giovane soprano del conservatorio che interpreta la Mina. Un'idea anche geniale, voglio dire, tu come ti giri in questa Calabria? Trovi piccole storie che sanno di genialità. Come tante cose che noi ci siamo detti prima, che vediamo per scontato, ma hanno un valore enorme, il valore della condivisione, della collaborazione, del capirsi in una società comune.
commerciale lo dirige un calabrese. Quel giornale è di un calabrese. A New York, ma in New York è come la stessa cosa. Quel ristorante a 5 stelle di un calabrese. In quel consiglio di amministrazione sono due calabresi e te lo dicono con il cuore. Quindi c'è nel calabrese una grande forza e capacità di non solo di resistere, resilienza, ma di inventare, perché noi nei momenti più difficili sono sempre stato un popolo che ha saputo inventare, ha saputo realizzare e costruire un progetto per il futuro, essere speranza. No? Quindi scusate se l'ho fatto lunga, ma è una terra che a me piace raccontarla per quella che attraverso questi personaggi veri. Ce ne saranno altri 20 tra qualche settimana, faremo la seconda edizione, e noi con altrettanto orgoglio diremo vantati vivi di questi ragazzi che sono il genio della Calabria. Io ringrazio veramente Franco perché quello che lui ci ha raccontato davvero sta scuotendo le nostre coscienze e quello che poi fa parte di Vim è questo fondamentalmente, cercare di farci vedere quello che molte volte è intorno a noi non riusciamo a vedere, il paradiso, l'oro sul quale stiamo seduti. Io lo dico da cretese, l'ho detto a varie riprese e ci tengo a sottolinearlo, tra i cretesi e non solo, ma il territorio che ho scoperto, prima naturalistico piuttosto che nell'aria buona, abbiamo le cucciole, abbiamo le api, abbiamo un'area veramente invidiabile, che magari non credo ci sarà mai a Milano, ma soprattutto abbiamo i castelli, abbiamo le bellezze del centro storico, che per essere valorizzate davvero non basta semplicemente dire verrà qualcuno a farlo, perché molto spesso il calabrese si piange perché aspetta che ci sia qualcun altro a farlo, quando basta semplicemente la volontà di farlo. Noi quest'estate con la collaborazione del Comune e della Proloco siamo riusciti a fare un cineforum, la passeggiata nel borgo, anche il cinema accessibile per le persone non vedenti, ma perché abbiamo trovato una sinergia di persone che hanno scelto di credere nel territorio nel quale vivono. Quindi queste storie sono storie che io spero siano raccontate a più persone possibili. Spero di vedere non un'edizione di Vantati Vini, ma magari vari capitoli e volumi di Vantati Vini. Sarebbe bello che tutta la Calabria si potesse raccontare, perché io sono sicuro che in ogni provincia, in ogni piccolo borgo, c'è almeno uno che dirà me ne voglio vantare, Vantati Vini, e gli altri cittadini saranno così orgogliosi di lui e dirà abbiamo un'eccellenza, abbiamo una persona che ha creduto e ha valorizzato non solo se stesso, ma ha valorizzato il territorio che gli ha dato i natali, cioè chi se ne vuole andare di qua? Cioè, non penso che nessuno voglia mai andarsene dal posto dove ha i familiari. E la ragazza, la chef, è l'esempio di quello che è ognuno di noi, l'attaccamento al territorio, alla famiglia. Cioè, io non lascerei, ma io preferirei guadagnare poco, però essere soddisfatto, avere la mia famiglia a fianco, perché la famiglia non la può sostituire nessuno, non la puoi comprare la famiglia, non te la possono regalare milioni di euro, non potrebbero mai comprare la famiglia che ognuno di voi ha e che se penso che ognuno di voi vorrebbe mantenere, se potesse insomma rimanere in questa terra. Quindi ispirarsi a questo libro, ispirarsi alle persone, significa soprattutto fare bene, ma la rete è questa, non la rete ipotetica, cercare di dire ma questa persona mi ha dato un'idea, magari io non seminerò le patate, però potrò seminare, non so, le travel, e lo faccio a Cleto, chissà che magari a Cleto non si possono sviluppare delle attività, magari qualcuno del pubblico che adesso sta ascoltando, che magari si è pure ispirato, non possa magari far parte di uno dei futuri libri di Franco Laratta e raccontarsi nella sua futura esperienza. Le famose centidee, dalla regia mi dico. Io prima di concludere, perché so che Franco purtroppo, o per fortuna, deve scappare, perché si è richiesto a Milano, dove non c'è l'aria buona, vorrei leggere, e ci tengo, a parte del libro, che vi invito ovviamente ad acquistare, perché ispira a me questo racconto, perché c'è una parte nel libro che si chiama proprio
l'ultimo di questa terra. Guarda la leggo. Fare solo il ritorno, ok? Un ulivo, bello e maestoso, la cui età si perde nei tempi, vide un mattino una bellissima rosa rossa che era sbocciata solitaria, praticamente a due passi. Perché mi guardi con insistenza, piccola rosa rossa? Ti guardo perché tu conosci i segreti del tempo e della storia, perché tu vedrai il futuro, mentre io sono destinata a morire presto. È vero, piccola rosa, ho visto la storia. Ma ho anche vissuto drammi e tragedie, guerre e carestie, fame e povertà. Oggi l'uomo ha perso la memoria. L'uomo è incosciente, piccola rosa. Ha cancellato la lezione della storia. Corre, corre, dimenticando il passato. Ma io, grande ulivo, non conosco nulla. Forse mi bagnerà la pioggia, mi asciugherà il vento, mi scalderà il sole. Ma per qualche giorno ancora. Poi non ci sarò più. Chi si ricorderà più di me? È vero, piccola rosa rossa, tu vivrai poco, ma per te quel poco è tantissimo. Il tuo colore, la tua eleganza, il piacere che dai agli innamorati, sono cose che saranno ricordate nel tempo. Ma io, grande ulivo, non capisco perché l'uomo di oggi è senza memoria, perché non ascolta te che per secoli hai vissuto i trionfi e gli orrori del tempo. Piccola rosa rossa, l'uomo di oggi è senza memoria, perché è senza cultura e senza anima. Si sente al centro della storia, vuole sempre avere, ma non pensa mai di essere. L'uomo è il padrone della terra, grande ulivo? No, piccola rosa rossa. L'uomo si crede il padrone del mondo, invece è solo schiavo del proprio egoismo, vittima della sua voglia di avere e della sua megalomania. L'uomo ha dimenticato che è destinato a finire. Anche io sono destinato a morire, grande ulivo. Cosa rimarrà di me? Sai cosa rimarrà di te, piccola rosa rossa? Il ricordo del tuo profumo ineguagliabile. Invece dell'uomo rimarrà solo odio e distruzione. L'uomo si pone al di sopra di tutto e di tutti, ma è l'ultimo di questa terra. Perfino la pioggia lo può annientare. Pensa, piccola rosa rossa, che fra migliaia di anni ci saranno ancora sulla terra gli ulivi e le rose, ma forse l'uomo non ci sarà più. E io... ricordano molto, te l'ho detto, il racconto del piccolo principe, perché siamo davvero di passaggio. L'unica cosa probabilmente che conta è cercare di capire il senso della nostra vita. Il senso della nostra vita non può essere andare via e accontentarci, sopravvivere. Noi dobbiamo invece fare in modo di essere sì di passaggio, lasciando un piccolo segno e non invadendo quello spazio di natura che invece ci è stata data. Questo ambiente bellissimo che abbiamo non lo possiamo vandalizzare come è stato fatto fino ad oggi, ma anche con l'economia, lo hai detto tu. Io penso che il senso di questo libro sia questo, imparare da se stessi che si può fare se si vuole fare. Di certo non lo possiamo fare da soli, possiamo unirci e fare qualcosa di bello, qualcosa di buono. E di certo la cosa importante è non avere paura di raccontarsi, perché le storie che sono raccontate in questo libro, Vanta Divine, sono l'orgoglio di persone semplici, lo diceva prima Franco, non eroi, persone semplici che però hanno scelto di rinunciare a magari grandi progressi, che poi per me progressi non esistono, ma seguire un sogno, perché il sogno è possibile se ci si crede fino in fondo al sogno, e quindi niente è impossibile. Io quindi dico Vanta Divine. Vantene Divine a tutti, possibilità oggi a Cledo. Io vi consiglio di acquistare il libro, regalatelo magari il libro, perché regalare in questo caso significa regalare speranza, regalare la possibilità di conoscere delle storie che ci possono fare crescere, ci possono far apprezzare la terra nella quale siamo fortunati a vivere, davvero fortunati. Sì, allora Giuseppe, mi sa che vuole parlare. Sì, grazie. Franco, certo che stando che il libro, diciamo, i personaggi raccontano una storia di resilienza, di eroismo, di persone che non si arrendono, fra tantissime difficoltà. La resilienza poi emerge nel momento in cui ci sono forti difficoltà. Si è sottolineato stasera tantissimo il fatto che noi abbiamo dei prodotti di eccellenza, abbiamo tante
quello che ti volevo chiedere è perché poi io mi sono posto pure i motivi per cui tanti ragazzi oggi preferiscono andare fuori, preferiscono lasciare la propria terra, perché è difficile, nessuno vuole lasciare la propria casa, nessuno vuole lasciare la propria terra dove ha le radici. La risposta che mi sono dato è questa: noi in questo momento probabilmente abbiamo uno Stato, abbiamo delle istituzioni che sono contro i cittadini, sono contro le imprese, sono contro le professioni. Altrimenti un ragazzo, per esempio, che decide di coltivare il riso in Italia, le risaie per eccellenza chiuso, perché se sul mercato quello riso deve essere messo a 10 e poi uno Stato permette, o meglio, fa entrare sul mercato il riso del Bangladesh a 8, la stessa cosa vale per il limone, la stessa cosa vale per il grano, la stessa cosa vale per tutti i prodotti. Allora è chiaro che un ragazzo incontra tantissime difficoltà, e quelle che tu racconti sono delle storie veramente di resilienza, di eroismo, perché le difficoltà sono quelle che in questo momento probabilmente lo Stato non è molto amico dei cittadini, o forse per una forma di debolezza, perché poi le multinazionali hanno un grandissimo, cioè, un potere enorme che va al di là di quello che può essere lo Stato sovrano. Ok, allora, se qualcuno vuole fare qualche domanda, non so se ha fatto un'idea e vuole essere, non so, porre una domanda a Franco. Stanno riflettendo, sicuramente stanno metabolizzando quello che hanno ascoltato questa sera. L'importante è che poi magari arrivino dopo i frutti. Questa sera è stato seminato, diciamo, il seme appunto dell'orgoglio di rimanere in Calabria. Quindi passo la parola a Franco per la conclusione. E nulla, Franco, aggiungo semplicemente una cosa: il tuo libro può sicuramente essere acquistato qui questa sera, però anche su internet c'è la possibilità di farlo, quindi chi volesse, io lo dico anche per la telecamera, poi lasceremo in sovrimpressione il link esatto del sito, acquistatelo, perché comunque, ripeto, è sempre un regalo da fare, un libro è una cosa che rimane sempre, ecco, una delle poche cose che nel tempo non invecchia mai. Se c'è lo sconto, stasera c'è lo sconto, quindi approfittate, stasera lo comprerete sicuramente. Quindi passo la parola a Franco. Sì, grazie. Avrei giusto due battute rispetto a quello che diceva Giuseppe. Cioè, la risposta forse l'hanno già data questi ragazzi, che l'accennava: nessuno di questi 20 ha avuto un contributo pubblico. Nessuno addirittura l'ha nemmeno fatta, tranne uno. Lorenzo Pupo, che aveva chiesto un contributo col PSR per comprare un trattore nuovo. Ha finito che la domanda che era bocciata e il trattore si è dovuto pagare da solo, e anche con un po' di difficoltà. E quindi nessuno ha avuto un contributo pubblico. Ma io, sai che c'è? Che se parli con qualunque imprenditore calabrese, alla fine ti dice che non è nemmeno un problema di soldi. Quello che vorrebbero essere lasciati in pace è questa soffocante burocrazia che ammazza chiunque. Quando tu finisci in un ufficio pubblico della regione, dello Stato, dei comuni, ma qualunque cosa, sei finito, in Italia sei finito. Quindi non è nemmeno più un problema di risorse, perché se tu dai le risorse che ci sono, forse la Calabria mai come in questi ultimi anni è piena di soldi, che non è nemmeno in grado di spendere. Ma il tema è che se tu rispetta la data di un progetto, quando comincia, la fine, cioè la conclusione, col finanziamento e col consegna delle risorse all'imprenditore, passano 3 anni minimo, cambiati il mondo in 3 anni. Alcuni di questi rifiutano i progetti, rifiutano le risorse, dicono una cosa, perché dopo 3 anni quello si è fatto da solo, oppure ha deciso di non farlo più. Quindi è un limite pazzesco che abbiamo in Italia, e che abbiamo soprattutto nel Mezzogiorno, dove ci si distingue per questa cosa terribile. Anche, guardate, se voi entrate in un ufficio pubblico e c'è un addetto che ti deve indicare dove devi andare, non te lo dice, o te lo dice stanco, o ti dice vai in fondo, una cosa, guarda, manco si alza la faccia,
da scegliere, ci portate tra 3 anni, vai dal dottore Tizio, vai dal dottore Caio, e al protocollo, e a quell'ufficio, a quell'altro ufficio. Questa è la cosa bruttissima, ecco perché questi ragazzi non ci provano nemmeno, ed è pazzesco. Io ci pensavo, io non l'ho fatto apposta, io l'ho scoperta alla fine che nessuno di loro riguardava, insomma, un po'. E qualcuno prova a parlare, ho detto a Stefano Caccavale, dice, ma non me ne parlate, io non ci avevo provato a fare 2 telefonate, ma avevo detto cose, dice, io avevo fretta perché devo fare subito il mulino, perché perdeva anche questo mulino antico che ho trovato lì, dice, ma sai, è lì però non è che non se lo prendo, oppure. E dice, no, non è possibile, ho fatto il crowdfunding su Facebook, una cosa. Gli altri, il ragazzo Lorenzo, che dice, ma io ho fatto, perdonatemi l'espressione, anche un cazziatone, quel dirigente che ha risposto in quel modo a Lorenzo Pupo, che lascia Londra, diventa, si inventa un coltivatore, fa le patate, gli dice, c'è un trattore che è del 5, del 60, gli dicono, vabbè, ma comincia a comprare e poi porta le fatture. Quando porta le fatture, gli dice, no, ma dovevi fare un progetto. E ha detto, scusa, ma siete cretini, perché se questo ragazzo lo va a raccontare in giornale, a quella Repubblica l'ha raccontato, ma è tornato qui. C'è un bel titolo che dice, un ragazzo della Sila preferisce la Calabria a Londra, l'ha detto mezza Italia. Se quel ragazzo va a dire, me ne torno a Londra perché mi vergogno di questa terra, dico, vi rovino, ma ci pensate. Ma sai, mi hanno dato informazioni sbagliate, l'agronomo, il tecnico, il dirigente, quando cominci così è finita, se ti discuti, cioè con uno stupido non si discute, ti porta ai suoi livelli ed è finito. E purtroppo la burocrazia, diciamo, che dovrebbe svolgere una funzione di tutela, perché nasce la burocrazia? Perché l'imbroglione, di cui l'Italia è piena, cerca di fregare soldi pubblici e quindi lo Stato si difende. Ma si difende ammazzando tutti gli altri poveri, perché il povero contadino onesto, cittadino onesto, che ha bisogno di un contributo per partire, non ci va più, ce l'ammazzano. Come il ragazzo delle patatine, di cui abbiamo detto, delle montagne, ha detto, sono partito con 10.000 euro per fare le patatine, poi è scoppiato tutto, adesso non ci pensa nemmeno di andare alla regione, di andare allo Stato, dice, devo farla a marzo, perché se adesso è scoppiata la cosa, 900.000 visualizzazioni, lui a marzo deve produrre tutto, no? Non ce la può fare, ma se tu vai all'ufficio pubblico e dici per marzo devo chiudere, ma sei scemo, ci vogliono 3 anni. Quindi questo è l'aspetto più terribile, no? Quanto noi a questi ragazzi li chiudiamo ogni prospettiva, ogni sogno, ogni cosa. Io prima raccontavo che quando noi ci siamo insediati nel Consiglio di Amministrazione di SMEA, che è l'ente economico dello Stato che finanzia i progetti in agricoltura, dove noi proviamo a sostenere, c'è un bel ritorno dei giovani agricoltori in tutta Italia, la prima cosa che chiesi il primo giorno di 5 anni fa al direttore generale a Roma, dico, quanto tempo impiega SMEA a finanziare un progetto? Mi ha detto 24 mesi. Ho detto, sono troppe però, cioè possiamo ragionare, ci sono procedure, abbiamo un fattore che sta anche giovane, ci siamo seduti, abbiamo ragionato, abbiamo studiato i percorsi, abbiamo visto doppioni utili, carte fatte 3 volte, uffici che potevano essere, insomma, liquidati diversamente. Alla fine lui si impegna a chiudere le pratiche in 8 mesi e ce la fa in 6 addirittura, perché poi voleva dimostrare a noi di essere particolarmente, no, ha fatto bene, ce la fa in 6, ecco, 6 mesi, voglio dire, già, perché in 6 mesi c'è un mese del bando, un mese del ricorso, giusto, no? Queste cose le devi garantire, lo Stato di diritto deve garantire a tutti la certezza delle cose, ma ci siamo, secondo me 6 mesi sono pure tanti, ma pensate, dai 24 o della media di 3 anni delle regioni italiane siamo già un passo avanti, ma quante altre cose noi dobbiamo fare ancora per fare intanto in modo che questi ragazzi non se ne vadano fuori, e intanto che chi vuole scommettere su un'idea, no, di fare il vino dei romani, di fare le fragole a novembre, di fare il movinum con le farine del Novecento, non li dobbiamo smontare, se non li vogliamo dare, aiutiamoli, diamogli un sostegno che è quello della rapidità, evitare la burocrazia soffocante. In Italia hanno fatto un calcolo che mi sembra una follia,
qualunque imprenditore spreca fino a 37 giorni all'anno nel fare carte e nel fare, nel rispondere a tutti quelli che vanno al padofilo. È una cosa che, scusate, l'ho fatta lunga, comunque noi andiamo avanti a sostenere questi ragazzi e a sperare che diventino sempre di più a Cleto, come a Cosenza, come a Catanzaro, in tutta questa nostra terra. Grazie. Io ringrazio Franco Raratta per il tempo che ci ha dedicato, ringrazio voi, acquistate il libro che potete farlo ovviamente adesso, ma propriamente sul sito. Buona serata.